la libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto quello che appartiene agli altri. E se noi ripercorriamo la storia dell'umanità, ma quanti contenuti diversi ha avuto questa parola? Ma siamo proprio sicuri di sapere che cos'è la pena? A porci questo interrogativo. Forse il vero significato non è legato al significante concreto, alle parole che mi dice, forse c'è qualcos'altro. Lo dico in termini filosofici. Cominciamo a pensare che la trama dell'universale non è l'identità ma la differenza. Logicamente impossibile che non si presenti nella storia una potestas che non si giustifichi, cioè che non cerchi di essere legittima sulla base di una propria auctoritas.